la città di Palermo si è sempre caratterizzata per questa visione, per questa, diciamo, capacità di accogliere e di diventare luogo di dibattito. Come amministrazione, in particolare l'assessorato alle culture, non poteva non partecipare a questo progetto straordinario che è questa serata, che non sappiamo come definirla. Non è una serata di gala, non è una serata di beneficenza, non è una serata di dibattito, è un momento di incontro dove si invita la società civile a riflettere a questi pesci che stanno in un barile, a riflettere sui bambini colpiti nella striscia di Gaza. Quindi diciamo che è un momento di grande riflessione, e come amministrazione, come città, invitiamo i cittadini a essere presenti numerosi al teatro di Verdura. Il teatro di Verdura si caratterizza per grandi spettacoli, grandi eventi. In questo momento, mi permetto di dire, quasi diventa una sorta di tempio sacro, è una chiamata vera e propria per riflettere, non solo per raccogliere fondi di beneficenza che andranno ai bambini rimasti che sono stati colpiti dai bombardamenti nella striscia di Gaza, ma è un momento veramente di riflessione. Ci dobbiamo attivare dinanzi anche a questo scenario internazionale che non promette assolutamente nulla di buono e che fa aumentare ancora di più questi movimenti migratori che non sono emergenza, non devono diventare emergenza. Palermo sempre si distingue per la sua capacità di comprensione e di accoglienza, con tutti i disagi, con tutto il male che possiamo avere, però in questo momento Palermo, in tempo di pandemia, sta dimostrando o sta mettendo in atto una sensibilità maggiore, diciamo, in tempo di pandemia, quando dobbiamo occuparci di tante cose, oppure quando preoccupandoci dell'altra cosa non vuol dire escludere altre tematiche o altri problemi. Perciò è una cosa lodevole che da Palermo parte questo segno di solidarietà e di vicinanza a tutte quelle persone che in qualche modo hanno subito, subiscono tuttora, perché la guerra non è finita, la guerra non ha cessato, non c'è un termine a queste aggressioni. Ci sono questi bambini che sono orfani, ci sono questi bambini che sono senza scuola, ci sono questi bambini che sono senza genitori, ma anche ci sarà la possibilità che ci siano altri. E questo, da qui parte il nostro tentativo di impedire altri disastri.